Kairi, fai presto. Non lo posso lasciare qui. Ora possiamo solo scappare. Il Moonartress ci ha seguito. Ci penso io. This time, I'll protect you. Sora! Irie! Kairi, thank you. I'm not leaving without Belle. Now go! The Heartless are coming. All right. Let's get out of here. Signori, ben ritrovati nella serie che mi piace chiamare Il Cuore dei Cuori. Vi eravate preoccupati, ragazzi, che Sora non tornasse più, che fosse sempre perso nell'oscurità? E ci è andato vicino, eh? Non sottovalutate il fatto che ora per magia Sora sia tornato, perché era veramente sul punto di finire per sempre nell'oscurità. E l'Heartless, che lui è riuscito incredibilmente a controllare, per quanto comunque sono certo che abbia avuto difficoltà, per questo ho iniziato l'episodio con quel piccolo cameo di un Heartless indeciso tra l'oscurità e i sentimenti della luce, per quanto io non sappia veramente cosa pensa un Heartless, ma mi piace pensare che riflettano su quello, almeno nelle fasi iniziali della trasformazione. Alla fine è riuscito a salvarsi grazie a Kairi, probabilmente un po' per la forza dell'amore, ma molto di più per il fatto di essere una principessa del cuore, ha avuto la possibilità di invertire il processo di trasformazione. Quello che permette di diventare da persona a Heartless, questa volta ha fatto diventare da Heartless a persona. Ricapitolato ciò, miei cari. Sollevati dal ritorno di Sora, per quanto breve sia stata la sua assenza, eccoci scappare dalla Fortezza Oscura che sta venendo invasa dagli Heartless dal momento che l'ultima sedatura è stata completata e in procinto di essere violata dalle creature dell'oscurità, e purtroppo dobbiamo lasciarci alle spalle il compagno di questo mondo, la bestia, che non se ne andrà senza Belle. Ma abbiate pazienza e vedrete che avremo un'altra possibilità. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. Ecco cosa sta accadendo di preciso. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts, just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Non è chiaro inoltre com'è possibile che Sora abbia riacquistato il cuore. Forse una parte del suo cuore era dentro Kairi, allora quando lei ha cercato di riportarlo indietro glielo ha ridato. È difficile da capire cosa è successo, ragazzi, molti si interrogano ancora su questo avvenimento. In quanto Sora è attualmente l'unico personaggio che è stato in grado di regredire dalla trasformazione in Heartless. Parliamo con Leon, in questo rifugio che è la città di mezzo. Tutte le principesse ormai dovrebbero essere libere, sembra che Jasmine non sia tornata ad Agrabah, penso che le altre siano ancora nel castello.
Infatti è lì che dovremmo dirigerci nuovamente. Non so perché, ma gli altri si stanno rafforzando, ne abbiamo parlato, perché l'oscurità sta uscendo dall'ultima serratura, la più potente di tutte, e gli Heartless stanno diventando sempre più forti e numerosi in tutti i mondi, non solo lì. Noi Heartless stanno sbucando fuori dappertutto, combatteremo anche noi, ma sei sempre al nostro fianco, Sora. Sora, da quando sei tornato, normale, va tutto bene? Credevo che la serratura rafforzasse l'oscurità. Insomma, l'oscurità è forte, però è come se qualcuno la stesse trattenendo. E capirete perché, ragazzi. Adesso dobbiamo andare a parlare con Sid, che dovrebbe essere nel secondo distretto. Scusatemi per il taglio, ragazzi, ma per più di 20 minuti, quasi mezz'ora, sono stato a girovagare per la città di mezzo e le uniche due cose importanti che ho fatto sono state andare alla casa di Merlino, dove la fata smemorina mi ha dato Mushu per averle consegnato la pietra invocatrice Luce delle Fiamme, che non ci dimentichiamo, c'era da Malefica Drago una volta sconfitta, e poi sono passato da Cid, il quale mi ha detto di andare al canale segreto per recuperare un particolare Navigummi che lui lasciò qui ben 9 anni fa, quando giunse alla città di mezzo insieme a Leon, Aerith, Yuffie e così via. Perciò adesso ci dirigeremo proprio lì. Ok, l'abbiamo schivato. Passaggio migliore per finire al canale segreto è passare da qua sotto. Forse lì c'è lo schignovete, quindi può darsi che dobbiamo andare lì, ma non credo, perché io non ricordo che si supera così questo punto. Infatti, vedete, anche con gran salto comunque non ce la si fa. Quindi non è lì, assolutamente. Ricordavo forse che c'erano scrigni qui fuori, ma sarebbe strano che io... Eccone uno. Forse ci sono delle cartoline, no? Non ricordo. Splendi pietra ancora, insiste. Qui non si può entrare. Lì c'è un altro scrigno, però. No, era solo un effetto ottico, erano sedie. Ignora i nemici. E niente, ragazzi, niente scrigni utili qui per la carica dei 101. Qui dove si va? Ecco un altro metodo per giungere qui. Ciao cucciolotti. Sono contento di avervi riportati qui praticamente per la metà. E qui c'è un simbolo trio che abbiamo già utilizzato. Sì, mi ricordavo bene, lo abbiamo già utilizzato. Qui possiamo anche utilizzare un trio bianco. Oliarco, utile, senza ombra di dubbio. Che murale misterioso, quasi ipnotico. Eh sì, Kairi, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Giunti qui, il sole si trasforma in luna. Perché era qui che Sid aveva nascosto il gummi segreto, 9 anni fa, quando è arrivato nella città di mezzo. Ora glielo dobbiamo portare a Sid, suppongo. Raggiungiamo gli altri. Dobbiamo riposare un po', d'accordo. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go!
You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Questa scena è fondamentale, ragazzi. Promise? Promise. Ne riparleremo un giorno e sarà un momento magnifico. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Sarà ottenuto portafortuna un nuovo keyholder per un nuovo keyblade. Altro filmato inedito di Final Mix. Sora, Kairi, mi dispiace. È l'aldilà questo. Non sono pronto, non ancora. Devo rivedere Sora e Kairi un'ultima volta. Riku, mi senti? Presto sarò con te. Chi ha parlato? Ho l'altro Keyblade. Quello che appartiene a questo mondo. Ho cercato di raggiungerti, ma fino all'oscurità nel tuo cuore me l'ha impedito. Chi sei? Che cosa mi è successo? Il tuo cuore ha sconfitto l'oscurità, ma il tuo corpo non ce l'ha fatta. Per questo sei qui. Nel luogo oscuro dove si trovano i cuori. Allora, che cosa devo fare? Presto si aprirà la porta dell'oscurità, ma noi non possiamo oltrepassarla. Deve essere chiusa da entrambi i lati. Ci vogliono due chiavi e due cuori per farlo. Forse siamo qui per lo stesso motivo. Forse era destino. Destino, eh? Sembri sapere molte cose, allora dimmi. Sora e Kairi stanno bene? Non senti l'eco dei loro cuori? Conosci già la risposta. Cercala nel tuo cuore. Lo farò. Ah, Kingdom Hearts. Pochi filmati per una lore enorme. Allora, abbiamo visto il toccante filmato tra Sora e Kairi ed è palese che sia Sora che Kairi provino molto l'uno per l'altra, non solo in amicizia. Infatti adesso Kairi ci ha dato un portafortuna come segno della sua amoricizia, chiamiamola così. Andiamo su Sora, eroica, e cerchiamo portafortuna. Portafortuna dà un punto d'attacco in meno, ma ci dà un punto magia in più. E potrebbe servirci con Laguna Rock. Per ora glielo metto, ragazzi. Adesso capirete perché gliel'ho messo con tanta certezza. Riguardo Riku, Riku sembra trovarsi in un altro mondo, ragazzi. Più precisamente in un'altra dimensione, un altro reame. Noi siamo nel reame della luce. Mentre Riku si trova in uno degli altri due di cui abbiamo già parlato in passato, ovvero il reame di mezzo e il reame dell'oscurità. Più avanti capiremo meglio dove si trova di preciso, ma è presto per parlare nello specifico di entrambi. È evidente che quello dell'oscurità è il reame dove nascono gli Heartless. Il reame di mezzo è più complesso, è meglio non parlarne, però si trova ovviamente nel mezzo fra gli altri due contrapposti. E lì Riku sente una misteriosa voce, una voce rassicurante, che sostiene di avere un altro Keyblade, il Keyblade di questo mondo. È probabile, dal momento che esistono solo tre tipologie di Keyblade, Keyblade del reame della luce, Keyblade del cuore, Keyblade del reame dell'oscurità, che trovandosi in un altro mondo si stia parlando di un Keyblade dell'oscurità. Servono due chiavi per chiudere la porta dell'oscurità che si sta per aprire. Non credo che la porta dell'oscurità sia quella di cui parlava quella misteriosa voce a Sora durante il tutorial di gioco.
Anche perché tra l'altro si riferisce ad essa chiamandola Porta della Luce. Le due porte di cui si parla, insomma, non credo siano la stessa, e presto capirete perché. Non sono in pochi ad avere dubbi sulla questione che stiamo trattando, miei cari, ma sono sicuro che riusciremo a fare luce. Fatto sta che Riku può aiutare colui che lo ha soccorso nell'oscurità, e forse può aiutare anche Sora, ma tutto a suo tempo, ragazzi, parliamo con Chit. Hai trovato il Namikumi? Bene, te lo installo subito sulla Kami Ship. E pensare che un tempo non avevamo nemmeno il filmato di Riku, quello l'ha appena visto. La lore è più completa adesso. Fatto, puoi partire quando vuoi. Preferirei che non dovessi affrontare tutti quei pericoli. Eh sì, lo preferiremmo anche noi, ma dobbiamo, certe volte è una responsabilità, e non conta quanti rischi correremo. Altra cosa importante, ragazzi, il cuore di Riku ha vinto la battaglia, perciò uno dei tre elementi ce l'ha fatta, e probabilmente ce l'ha fatta anche l'anima, che dà la facoltà di pensare a Riku e di muovere il suo corpo, che comunque si trova in uno stato differente da prima. Tuttavia, il corpo non ha avuto la stessa sorte e ha perso la battaglia, ecco perché adesso è rinato quella sorta di Ansem in tutto il suo potere. Anche se il caso di Ansem è unico, egli è una delle personalità più complesse nella saga, se non la più complessa in assoluto. Perciò qualsiasi cosa venga detta su di lui va sempre misurata. È facile cadere in errore. Vicino alla città di mezzo c'è un nuovo passaggio warp. Chissà che cosa è collegato. Strano, nei vari mondi c'è una misteriosa reazione magica. Meglio controllare di nuovo i mondi già visitati. Allora, il passaggio warp credo proprio che sia questo, e ci serve per arrivare qui. Vedete, è evidente, in questo buco nero che ci porterà di nuovo alla Fortezza Oscura, in quanto la rotta principale è ostruita gravemente dagli Heartless. La misteriosa connessione magica di cui si parla è probabilmente dovuta sempre all'oscurità che sta uscendo dalla serratura in maniera troppo vistosa, troppo potente. Qui, ragazzi, le rotte, ecco, cominciano a complicarsi leggermente, anche perché siamo praticamente alla fine delle rotte del gioco. Questa qui non la posso distruggere, perciò la ignoreremo. Stiamo attenti qui a non urtare, perché se qui urtiamo moriamo malissimo. Siamo urtati. Ah, però per fortuna ho avuto un po' di scudo. Meno male che l'urto non era mortale. E dobbiamo tuffarci in questo buco cosmico dell'oscurità. Ed ecco una delle rotte più complicate di tutto il gioco. Non è inutile colpire questa, tanto vale colpire direttamente l'altro asteroide, che vi ricordo ci fornisce tutta la vita e tutta la magia della Gummy Ship, anche se non si parla proprio di magia nel caso della Gummy Ship, che io non vi ho mai mostrato perché volevo raggiungere un obiettivo, ossia dimostrarvi che è possibile completare tutte le rotte senza modificare la Gummy Ship, e sono molto vicino al raggiungimento di questo obiettivo, ragazzi. Queste addirittura sparano raggi. Schiviamo con una certa facilità, non ho schivato però questi minuscoli asteroidi che mi hanno provocato molti danni. Questi ci danno energia, che sarebbe appunto la magia della Gummy Ship, se così la vogliamo definire. Ok, questi ci danno lo scudo. No, ci danno sempre pezzi di gummy. Barriera, che però non ci dà a quanto pare vita. Ragazzi, sembra che qui la cosa si sia fatta seria, eh. Spero sinceramente di non fallire la rotta. Se arriva qualche nave da dietro, purtroppo muoio, non ci posso fare niente. Questi dovrebbero curarmi. Vediamo. No. Ah, ecco, questi mi devono curare, hanno praticamente identici. Ecco qui. Adesso devo cercare di non impattare più, altrimenti potrei non avere un'altra chance di salvezza. Ah, vi venite proprio a suicidare voi, eh. Questi fanno più paura che altro. Alla fine non sono tanto forti. Passando qui sotto avremo molte meno difficoltà. Freno per poter aprire un passaggio. Siamo sempre più vicini all'oscurità, ragazzi.
e con l'avvento dell'oscurità aumentano anche gli Heartless. Questa rotta sembra assurdamente lunga. A modo suo però la gummiship può anche essere divertente. Il suo senso di onnipotenza di distruggere ogni cosa ha il suo fascino, però vedete, non cedete al suo fascino proprio perché potreste pentirvene. Tra l'altro alcune navi Heartless io non le vedo neanche arrivare, talmente che siamo pieni di roba in questa rotta. Vado soprattutto. Queste navi mi sa, no, non le posso mai distruggere. Ricordano molto un cavaliere a cavallo. Carine. La rotta è quasi finita, ragazzi, pazientate un altro po' e verremo premiati. Eh sì, siamo nell'ultima fase, infatti vedete davanti a noi il globo oscuro. Stiamo attenti perché adesso arrivano anche le navi bastarde da dietro. Eccole, guarda. Guardale come vogliono colpirmi. Ok, ho aperto una fessura. Eccoci qua, ragazzi. Pensavo non ci saremmo più arrivati. Ora mi fate il bluff alle spalle? No, niente bluff. Siamo tornati nuovamente alla fortezza oscura e stavolta dobbiamo sbarcare. I cerchi di energia non ce li contano questa volta. Dov'è Belle? Ancora nel castello. Contro la sua volontà? No, credo ci sia un motivo. Ci sono anche le altre principesse. Chissà perché. Andiamo a chiederglielo. Avrei bisogno della mia forza. Vengo con te. Ricordate, vi avevo accennato ci fosse un motivo per cui l'oscurità veniva trattenuta quando abbiamo parlato con Aerith proprio all'inizio dell'episodio? Ecco, benché l'oscurità sia più forte adesso, sta venendo trattenuta da qualcosa, ovvero dalle principesse, che avendo i cuori completamente fatti di luce, sono l'unica eccezione nell'universo di Kingdom Hearts, sono molto forti contro le forze dell'oscurità. E Kairi, la settima di loro, oggi ce ne ha dato la prova. E dirigiamoci verso il santuario, ragazzi. Adesso dobbiamo fare tutta la strada a ritroso. È probabile che io vi tagli il percorso, dato che già lo conoscete. E ci vediamo direttamente sulla sommità. Qui c'è un trio bianco, che comunque spero mi dia i cuccioli. E invece no, mai nella vita. Peccato, perché siamo davvero a un soffio da raggiungere il numero che mi interessa. E ci vediamo fra un istante. Intanto vi lascio ammirare la bellissima Hollow Bastion. Ah, ragazzi, e dopo una scalata che solo chi la prova può comprenderla appieno, eccoci ritornati dove le principesse stanno trattenendo l'oscurità. Mi poggio un attimo qua e salvo, perché non c'è momento peggiore in cui potrebbe succedere un casino dopo tutta quella scalata che ho fatto. No, grazie. Ok, parliamo con Aurora Cenerentola. Ti stavamo aspettando, custode del Keyblade. Dov'è Ansem? Ora non c'è più. Quando è apparso il Keyblade, una profonda oscurità lo avvolgeva. Ansem è stato inghiottito dall'oscurità ed è sparito. Anche se Ansem è sparito, l'oscurità non si è fermata. Stiamo cercando di trattenerla. Non dimenticherò mai l'espressione sul suo viso. Sorrideva mentre l'oscurità lo avvolgeva. Che personaggio, ragazzi. Sora, l'oscurità sta uscendo dalla serratura. Tutto ciò che possiamo fare per contenere l'oscurità. Non so quanto a lungo potremo resistere. Bene, vado a chiudere la serratura. Contiamo su di te, custode del Keyblade. Nel frattempo faremo tutto il possibile. Notate che non c'è una principessa a parte Kairi, si intende. Belle si trova da un'altra parte, ma non è ancora il momento di andare da lei. E noi prima ci dirigeremo qui senza cadere, facendo molta attenzione a non cadere. Eccoci tornati, ragazzi, al grande salone. Qui forse apparirà anche un Heartless raro. L'Heartless tipico di Final Mix, che appare in questo mondo, sta in questa parte. Forse, raga, ho trovato i cuccioli, eh? Non voglio allarmarvi, ma forse ci siamo. Forse stanno in uno di questi scrigni qua vicino. Ok, corriamo qui presto prima che compaiano altri Heartless. Vediamo un attimo.
cuccioli, ragazzi. Ah, forse li abbiamo trovati tutti. C'è un altro scrigno là, non cadermi sopra. E il motivo per cui ho portato porta fortuna per il momento è che qui c'è un altro keyblade, ragazzi, un altro keyholder. Se porta fortuna rappresenta il nostro legame con Kairi, quest'altro rappresenta indubbiamente il nostro legame con Riku. E qui è dove avrebbe dovuto giacere Kairi. Lontano ricordo. Il cui nome inglese invece è Oblivion, Oblio, chiaramente riferito al percorso di Riku. Porta fortuna a 32 d'attacco e 7 di punti magia, mentre lontano ricordo a 34 punti d'attacco, ma 5 punti magia. Molto più forte in attacco, molto più debole in magia. Quindi porta fortuna aumenta la forza di magia invocazione, permette colpi critici a ripetizione, forse è migliore. Ma per adesso useremo lei come tributo a cui non l'ho equipaggiata, che è il genio incompreso. Ok. Perché veramente è bello il design, guardatela ragazzi per quanto è possibile. Tra l'altro io ho anche un suo prototipo nella mia camera, una sua riproduzione. Ah, volevo aprire un attimo quello scrigno. Non mi ha fatto respirare. Con tutto aereo comunque ci ha quasi ucciso. Ah, Blizzard non è respingibile naturalmente, il soffio gelido. Non dobbiamo andare lì perché se andiamo lì compaiono altri Heartless e non è questo che vogliamo far succedere. Utilizziamo un bel antimara, dai, così gli togliamo quasi tutta la vita. E il resto lo lasciamo a Pippo. Ok, dai Pippo che l'hai quasi ammazzato. Vai, 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 ultimo colpo. Ultimo colpo Pippo, dai, sei tutti noi. Ce la puoi fare, io credo in te. Eh no, mi sa che non lo colpirà mai. Vai. No, non lo prenderà mai, ragazzi, ma ci andiamo. Adesso... grandioso. Adesso da qui io vorrei prendere lo scrigno che sta lì. Speriamo di prenderlo in tempo. Materia oscura ci serviva nell'elaborazione, ricordate? Ed eccoci infine giunti qui, ragazzi, di fronte alla serratura, che completata è anche attraversabile. Ed ecco la creatura guardia della serratura. Questo gigantesco Heartless è molto minaccioso, ma non fatevi ingannare, non è fortissimo. Parte che è particolarmente goffo, è il primo ad avere tutta quella vita, avete visto quanta vita possiede? E per danneggiarlo bisogna colpirlo al corno, tra l'altro si può attivare la Laguna Rock, giusto? Esatto. Ma non vi conviene farlo perché la Laguna Rock funziona fin tanto che il nemico è vulnerabile, ma dopo un po' il suo corno diventerà indistruttibile. Quando prepara questo attacco non rimanete mai troppo tempo lì, a meno che non vogliate colpirlo ripetutamente e quindi stordirlo. Una volta stordito, a un certo punto il corno si riaccenderà e voi andate di sotto. E schivare. No, non si schiva. Ok, questo attacco è quasi inschivabile, ci vuole un tempismo enorme con destrezza, ma alla fine avete basta salire sulla schiena e dopo aver subito quell'attacco curarsi. Non è molto forte, ragazzi, io glielo faccio fare questo attacco, perché invece questo attacco, che assomiglia molto a quello del Dark Side, vi ricordate, può essere leggermente pericoloso. Lancia una sfera nel cielo, vabbè non ve la posso, ecco, e appunto poi ci piovono queste sfere oscure addosso tutte in una volta. Per schivarle è necessario mettersi sotto il suo ventre. Però state attenti perché se ci pesta con un piede ci può infliggere danni molto fastidiosi. Comunque non è un Heartless particolarmente forte, vedete? È più resistente che forte. State attenti a non scivolare, perché lo vorrei stordire, ecco, è rimasto stordito. E adesso magari conviene fargli la cura, no? Ho sbagliato, non ho preso il giusto tempismo, però avete visto quanti danni gli ho fatto? Adesso... ok, ah, ero convinto di averlo schivato. Comunque è veramente difficile, mentre la vera serratura si trova lì, vedete? L'abisso oscuro è una sorta di portale per la serratura. Appena la lancia, state attenti a non farvi colpire dai suoi piedi, mettetevi sotto la pancia e vedrete che le sfere non vi colpiranno. Perciò l'unico attacco veramente spaventoso e pericoloso di questo mostro è l'attacco del fulmine. State attenti anche al balzo, ma alla fine, vedete, non è per niente complicato affrontarlo. Mi fa quasi pena questo Heartless, che si chiama Bimo, comunque. Perché comunque lo trovo carino, per quanto faccia paura. Ho dei gusti particolari, lo so. Vabbè, per non rischiare mettiamoci sotto di lui. Le palline non ci hanno colpito. E adesso finiamo il Beamoth.
Abbiamo avuto molti più AP adesso. E con la sconfitta di questa maestosa creatura otteniamo anche Arte Omega, che equipaggeremo come accessorio. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it. Niente paura, la voce appartiene a qualcuno che ci è amico. Cosa ci fate qui? Siamo venuti con la nave di Sith. Abbiamo vissuto tutti qui, da bambini. Nell'universo di Kingdom Hearts, questi personaggi di Final Fantasy vivevano tutti nello stesso luogo, la Fortezza Oscura. Da bambini, volevamo rivedere questo posto un'altra volta. È peggio di quanto pensassi, è pensare che una volta era un luogo così pacifico. È vero ragazzi. Ed era un luogo pacifico prima che venisse ristrutturata e immersa nell'oscurità. Prima che quest'ultima la corrompesse. Non ti preoccupare, se sconfiggiamo Ansem tutto tornerà come prima, perché sembra essere Ansem la personificazione dell'oscurità in questo momento, la guida degli Heartless. Compresa la tua isola. Davvero? Sì, perché lo squilibrio nei mondi è causato proprio da Ansem e dalla sua incredibile oscurità. Perciò i mondi verranno ricostruiti una volta che il Seeker of Darkness, il cercatore dell'oscurità, verrà sconfitto. Ma significherà anche dirsi addio, eh già, per un motivo semplice, ragazzi. Una volta ricostruiti, i mondi saranno di nuovo separati. Tutti torneranno da dove sono venuti. Allora verrò a trovarvi con la Kambi Ship. Non è così semplice. All'inizio non sapevi degli altri mondi, vero? Questo perché ogni mondo era isolato. Ogni mondo era come diviso da dei muri impenetrabili. Ma gli Heartless hanno distrutto questi muri. Se i mondi saranno ricostruiti, anche questi muri torneranno. Tutto ciò probabilmente è avvenuto per colpa delle ricerche che Ansem, lo studioso dell'oscurità, ha fatto sugli Heartless, i quali hanno infranto questi scudi protettivi dei mondi con l'obiettivo di invaderli e consumarne i cuori. Chissà come avrà fatto Ansem a innescare questo cataclisma. E le Kumi Ship saranno inutili. State dicendo che non... We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Sweetie! Hurry, come and close the keyhole! Sora, good luck. Grazie Sora, credo che l'oscurità qui si stia indebolendo. Ma sento un'oscurità potente che sta crescendo lontano da qui. Il cuore dell'oscurità è lì che si è diretto Ansem. Vedrete di che stiamo parlando, ragazzi, ma... Non in questo episodio. C'è ancora un po' di tempo prima che il destino ci porti alla resa dei conti con l'essere più oscuro di questo primo capitolo. E allora con la Kumi Ship andremo nel suo covo e lo affronteremo. Una risposta degna del custode del Keyblade. Ti offriamo il nostro potere come aiuto. Ottenuto forza del fuoco, la magia Fira è diventata Firaga, la massima espressione di Fire. Sora, il tuo coraggio può ricostruire i nostri mondi. Una volta sparita l'oscurità, tutto dovrebbe tornare come prima. Enesima conferma dunque che il destino dei mondi è in mano nostra. Kari tornerà sull'isola. Certamente anche tu. Non posso tornare finché non trovo Riku e Re. Ragazzi, potremmo concluderla qui con questo episodio, ma prima che ciò accada... Voglio mostrarvi una cosa molto molto interessante, una chicca di gameplay da non sottovalutare. Torniamo un attimo indietro, vi taglio fino alla biblioteca, o almeno alla sala prima della biblioteca, così capite senza difficoltà dove si trova, perché lì ci sono due cose molto importanti. Eccoci qua, la biblioteca dovrebbe essere proprio qui da fianco. È incredibile come in tanti anni io non abbia fatto caso a questi piccoli, grandi segreti all'interno della fortezza. Ecco la biblioteca, luogo molto importante.
Qui troviamo Aerith, con la quale parleremo a breve. E infine, proseguendo di qua, ecco che la bestia, dopo tanti affanni, tanta sofferenza, può rivedere colei che ama. Oh, Bell! Non è obbligatoria ad attivare questa scena per finire il gioco, la storia proseguirà ugualmente. Una volta che Belle e la bestia si saranno riuniti, ecco che Belle ci darà qualcosa che mai vi aspettereste. Sono sicuro che vi sorprenderà. Questo è per te. Usalo per lottare contro l'oscurità come ha fatto la bestia. Rosa divina. Quanti Keyblade, quanti Keyholder stiamo ottenendo in questo episodio? Andiamo un attimo a controllare e alla fine sceglieremo quale è quello più adatto. Rosa divina è ovviamente la più potente, ragazzi. Alta potenza d'attacco. Permette colpi critici a ripetizione, difficile da bloccare. È incredibile, ragazzi. Possiede due volte la potenza di lontano ricordo e un punto magia in più. È più forte di porta fortuna, di parecchio. Perciò lasceremo lui senza ombra di dubbio. E ultima chicca. Questa è ancora più importante come chicca di quella che vi ho appena mostrato. Sora, leggi qui. Leggere cosa? E il resto del diario di Hansen. Deve averlo preso Malefica. E lei lo ha ritrovato. Diario di Hansen 2. Diario di Hansen 4. Diario di Hansen 6. E infine, diario di Hansen 10. Senza parlare con Aerith non è possibile completare i diari di Hansen, ragazzi. Perciò è stato troppo importante parlarle. Ed è così che nella biblioteca, forse il luogo più interessante di tutta la lore di questo capitolo di Kingdom Hearts, ovviamente non voglio esagerare, ma potrebbe essere così. Io vi saluto dopo avervi mostrato chicche di gameplay a non finire e una lore che secondo me può solo far venire la pelle d'oca. Nel prossimo episodio non so cosa faremo di preciso. Ci sarà anche un nuovo torneo al Monte Olimpo, piccolo spoiler per deliziare il vostro interesse, e decideremo cosa fare. Sicuramente non andremo subito al prossimo mondo. Dobbiamo decidere. Ci sono dei boss segreti da affrontare, oggetti da elaborare. Vedremo, ragazzi, vedremo. Per ora non posso fare altro che salutarvi e sperare, come ho fatto fino ad oggi, di rivedervi nel prossimo episodio, e vi auguro che possiate sempre seguire il vostro cuore.